Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ad Atreio. Davide, buongiorno, siamo, come puoi vedere, in Piazza dell'Orgoglio Italiano. Perché? Perché diciamo che in questo villaggio natalizio, che di fatto è una festa di partito a tutti gli effetti, inventata, fondata da Giorgio Meloni nel 98, queste, anche le strade hanno dei nomi patriottici, diciamo, tutto è a tema patria, Italia, anche viene distribuito gratuitamente La Voce del Patriota, la prima intervista a Giovanni Giovanbattista Fazzolari, l'uomo forte di Palazzo Chigi, con il grande consigliere di Giorgia Meloni. Siamo, lo vedi, sotto Castel Sant'Angelo, nello scenario sostanzialmente più prestigioso che ha ospitato le feste di Atreju, perché ormai sono tanti anni, però questa è indubbiamente la festa più grande di Fratelli Italia, che non a caso quest'anno è al governo. Ti ci porto, ti accompagno tra gli stand. Lo vedi, il meccanismo è strutturato come un villaggio di Natale, ci sono le casette con c'è cibo, si beve, c'è la pista di pattinaggio. Fiore all'occhiello di questa festa, Giovanni Donzelli ci ha tenuto molto a presentarla con grande orgoglio. Ci sono i ragazzi che pattinano, prima anche alcuni parlamentari si sono prestati a pattinare. Ci sono stand, certo, anche dei ragazzi, dei giovani. Esatto, sì. Potremmo immaginare, Carlo Lodovica, una tua intervista in Italia. Sarebbe molto bello immaginare una tua intervista sui pattini all'onorevole Donzelli, ad esempio, in diretta per L'Aria che Tira. Sarebbe molto televisiva. Davide, siccome tu mi leggi nel pensiero, io in realtà io l'ho già chiesto, mi sono beccata un bel no, purtroppo, quindi rimarrà nei nostri sogni e nella nostra fantasia, però io l'avevo chiesto. Questo ti faccio vedere lo stand dei ragazzi della Gioventù Nazionale, che hanno fatto un po' discutere da ieri. Non si parla d'altro che di questo cartonato di Elish Line, che è la grande assente di questa edizione. Era stata invitata ha rifiutato l'invito perché ha detto il confronto lo si fa in aula. C'è stato anche un altro grande assente, che è Giuseppe Conte, che invece ieri ha detto: io però ho cambiato idea, sono disponibile a venire a confrontarmi con Giorgia Meloni anche sul MES, però mi dicono da Fratelli Italia, povero Giuseppe Conte, se voleva accettare l'invito doveva farlo a suo tempo, a questo punto noi neanche rispondiamo. Quindi insomma, mi sembra che ha preso un no anche Giuseppe Conte rispetto a questo invito, non ci sarà questo confronto al quale il Presidente del Movimento 5 Stelle ambiva. Ti sto facendo vedere nel frattempo lo stand dei presepi napoletani, ci tengo in quanto napoletana io, Pulcinella, i corni, e insomma ci sono vari gadget e oggettistica che viene distribuita. Tra un po' arriviamo anche allo stand dei libri, libri inevitabilmente che raccontano la storia della destra, quindi anche qui sarà molto interessante farteli vedere. E tra poco potremo parlare anche con la ministra Roccella, perché oltre ad essere un villaggio natalizio, qui nel corso della giornata fino a domenica si sviluppano vari dibattiti, e questa mattina ce n'è proprio uno sulla natalità, il tema molto caro, lo spiegavi tu anche in apertura di puntata, molto caro alla destra ovviamente. Questa mattina poi ce n'è anche un altro dibattito importante con il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, e poi domani invece sarà la giornata delle grandi star internazionali, ci sarà Elon Musk, gli ospiti internazionali, ci sarà Santiago Abascal, e poi è previsto l'intervento di chiusura questo domenica di Giorgia Meloni, che però già da domani, tornata dalla sua settimana difficile europea, ovviamente verrà qui per dialogare con militanti, curiosi e con gli altri politici, e ad accogliere i suoi ospiti internazionali. Noi continuiamo a mostrarti il villaggio, qua in tutta la sua massosità, Castel Sant'Angelo, che di notte viene illuminato, ti dico, con il tricolore. Ci sono delle luci apposite messe dall'organizzazione Fratelli d'Italia per illuminare di bianco, verde e rosso Castel Sant'Angelo. Bene. Allora, guarda, benissimo, molto interessante quello che ci stai raccontando. Ci hai portato dentro la festa di Atreju, che è inevitabilmente, Bonetti, la festa di chi sta al governo, e quindi ha anche una sua forza. Ci sarà anche il premier inglese, peraltro, oltre ad Edi Rama, domani. Tra poco